Presidente, allora partendo dal 3.50, parere contrario, 3.51, parere favorevole, 3.52, parere contrario, 3.100, parere favorevole, 3.1, parere contrario, 3.2, parere contrario, 3.57 con riformulazione, che leggo al Sì, comma grazie. 3. Sopprimere le parole la concessione e. Il 3.58 parere contrario, 3.6 parere contrario, 3.59 parere contrario. Ringrazio il governo. Conforme alla relatrice, La ringrazio. Presidente, grazie. Dunque, siamo sul 3.50, Silvia Giordano, Colonnese, prego. Per annunciare il voto favorevole del Movimento Grazie di 5 vita. Stelle. Sì, Presidente, per spiegare la nostra posizione sull'istituzione di questo fondo, noi siamo assolutamente contrari all'istituzione di un ennesimo nuovo fondo perché sembra che la storia non ci abbia insegnato niente. Dico, non dovrei essere nemmeno qui a ricordarvi, lo sapete meglio di me. Le vicissitudini e la continua fatica per rifinanziare il fondo della non autosufficienza. Quindi ci sembrava assolutamente inopportuno crearne un altro che ovviamente adesso verrà finanziato, ma in futuro chi lo sa. E quindi proponiamo di destinare le stesse somme sempre al fondo per la non autosufficienza. E vincolando l'utilizzo per il finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società secondo le finalità disposte dalla vostra legge. La ringrazio, il collega Occhiuto, prego. Sì, Presidente, noi voteremo contro questo emendamento perché si propone appunto di cancellare il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare e riteniamo che invece questo fondo sia necessario a dare concreta attuazione alla legge. Però vorremmo rilevare che questo emendamento pone una questione che credo vada approfondita, vada discussa, perché non è proprio vero che si occupa di destinare le stesse risorse al fondo per l'autosufficienza, anzi propone di incrementare le risorse per il fondo per l'autosufficienza, in sostanza si propone di aumentare la spesa per i servizi sociali nel nostro Paese. Vorrei segnalare che dal 2011 ad oggi la spesa per i servizi sociali